Se siete di Giambellino, amate la presa bene, vi piace il pop, voglio vedere una mano su e un po' di casino a tre. 1, 2, 3. Yeah, yeah. Sono qua giù perché abito qua dietro, nel mio quartiere c'è un po' di hip hop. E l'hip hop presa bene, io sono dove c'è la presa bene. Quindi big up a Giambellin, sai come. E io, tutta colpa della crisi, mi hanno dovuto licenziare. Non so più come pagare le bollette da mangiare. I figli piangono, c'è solo da sperare. Sopravvivere o morire ho dovuto occupare. Mi sono suicidato, mi sono organizzato. Contratto tante persone nella stessa condizione. Ha comitato, predicciato. Ci hanno invitato e con piacere sono venuto a supportare il quartiere. E poi una bellissima giornata, che non c'è di meglio. Siamo per accendere la gente, per dare fuoco. Se ne vorrebbero molte di più di queste cose, così forse i ragazzi hanno anche più stimolo, perché se sei scimmiato ancora a 40 anni, allora vuol dire che qualcosa di buono c'è, no? È una bella iniziativa e sembra giusto esserci. Vengo da più di 20 anni, gli anni passano e comunque le situazioni si incastrano, insomma, gente che dipinge da più tempo, da meno tempo, è sempre comunque, rimane un terreno fertile per creativi e contaminazioni, insomma. Visto come sta andando anche l'hip hop nell'ultimo periodo per tutta la commercializzazione appunto del genere, è bello che ci siano ancora persone che partecipano a queste iniziative. Esatto, l'hip hop che unisce, come sempre, comunque anche avere un punto di riferimento, che sia la pittura o il ballo o la musica, comunque aggregazione ed è costruttiva. I don't know what I have to do here, my bro. So what I have to represent my fucking flow. You have to know my name is from your, but I don't have to walk alone in the same road. So have a dark bro. Yeah, I got in the dark. You have to listen that. Hear hip hop from this spot. You have to listen that again, but I don't have to play in the game. If you want to listen that, I don't have my flame.